Io le voglio subito chiedere di Beeper, che festeggia di fatto in borsa dopo l'ok arrivato anche dall'antitrust all'operazione su Carigera, l'ultima autorizzazione necessaria. Allargherei però un pochino di più lo sguardo e vorrei farle commentare anche le parole questa mattina di Andrea Orce, l'amministratore delegato di Unicredit, in un'intervista ad un quotidiano. Le andiamo a vedere insieme perché, oltre a parlare di BCE e chiaramente di Russia, fa riferimento anche all'M&A e in particolare si fa riferimento a quelle operazioni che poi non si sono concretizzate, vale a dire Monte Paschi di Siena, Commerzbank e Banco BPM. Bene, Orce le dice, l'M&A può essere un acceleratore, ma solo se realizzato alle giuste condizioni. Dunque le chiedo in primo luogo un commento al titolo Beeper e poi in generale se secondo lei potremmo essere alle porte di una nuova stagione di M&A o meno, se possono esserci, no, le condizioni giuste, così come le dice, così come le definisce Orce. Assolutamente, rispetto a Beeper è un ulteriore tassello che si va a incastrare all'interno di questo quadro complessivo che vede nei prossimi anni una concentrazione su tre, massimo quattro poli bancari o addirittura paneuropei, quindi questo è un ulteriore step, è una buona notizia perché se ci pensa le condizioni di Carige, ahimè, per anni erano piuttosto complesse e invece poi alla fine ne è nata quasi una sfida che ha visto vincitrice Beeper, quindi questa è una buona notizia. Da qui in poi, concordo, potrebbe nascere il classico risico, cioè una mossa, una pedina muove l'altra. Mi ha sorpreso l'intervista di Orzel perché è stato, secondo me, particolarmente trasparente e onesto, nel senso che ha ripercorso un po' quello che è successo con delle mancate operazioni che si stavano per chiudere. Se ci pensa, facendo un passo indietro, Orzel probabilmente era il nuovo amministratore chiamato lì proprio in virtù di queste operazioni straordinarie da compiere, che però per una serie di ragioni non sono andate in porto, anche se ci pensa l'operazione su BPM è stata smentita, ma in verità sembrava un'operazione che era sul tavolo. Quindi mi è sembrato insomma un ragionamento molto condivisibile, così come condividi il fatto che non per forza bisogna andare a fare dei deal devono essere fatti se hanno un senso industriale strategico, e quindi condivido che ci sarà un ulteriore, diciamo, ulteriore operazione straordinaria sul settore bancario, ma se evidentemente le condizioni renderanno favorevole per entrambe le parti questi deal. De Lorenzo, buongiorno. Allora, rimaniamo buongiorno sul tema dei deal all'interno di Borsa Italiana, delle operazioni straordinarie, perché c'è questa Telecom che lavora fino ad ottobre per realizzare la fusione con Open Fiber. Ieri è arrivata la doccia fredda di Vivendi, molti la aspettavano, per cui sostanzialmente il tema della valorizzazione degli asset resta il tema dominante. Insomma, quale valore a dare agli asset? È un socio ingombrante Vivendi, perché di fatto deve in qualche modo riuscire a portare la propria, a rivalutare la quota e quanto ha speso per acquistare la propria quota del 24%. Voi come vedete questa partita? Qualcuno degli operatori ha fatto i conti in tasca? Anche perché De Puy Fontaine ieri, il numero uno di Vivendi, ha detto 17-21 miliardi, però di fatto c'è poi tutto il tema del debito che dovrebbe essere conferito e che quindi in qualche modo crea sinergia anche con l'operazione di valorizzazione degli asset. Come si riesce a valutare questa partita? Lei ha toccato un tasto Dolenz anche in un giorno di festa. Non riniamo le feste ai risparmiatori, perché Telecom è una storia di delusioni per i piccoli azionisti che non va avanti, se ci pensa, da molti anni, nonostante il settore è estremamente strategico e sarebbe dovuto essere favorito da lockdown e quant'altro, perché le comunicazioni erano decisive per ovvie ragioni. Qui sembra evidente che Vivendi poi insomma metta sempre dei paletti e degli ostacoli per chiudere delle operazioni. Se ci pensa, già con l'offerta di KKR a dicembre a 50 centesimi è stata in qualche modo allontanata, perché sembra che Vivendi addirittura abbia in carico le Telecom a un prezzo superiore a un euro. La verità è che ritengo difficile che Vivendi possa tornare su quei prezzi e quindi possa uscirne senza danni da questa operazione. E quindi ci vuole ragionevolezza e secondo me anche una sorta di impulso da parte del governo, perché parliamo di un settore, come dicevo, strategico, affinché questa partita si chiuda. Il tema è evidentemente legato anche all'occupazione. Tutti sono consapevoli del fatto che una riorganizzazione comporterebbe anche la riduzione del personale,
e quindi bisogna chiudere il cerchio, un cerchio non compresso fra un cerchio complesso da chiudere fra interessi delle parti in causa, a cominciare dal maggior azionista Vivendi, ma anche un interesse generale affinché poi rimanga competitivo e non si vada a, insomma, a impattare troppo sui posti di lavoro. Quindi non è facile chiudere il cerchio, nel frattempo il piccolo azionista soffre, e qui diciamo il consiglio che ci sentiamo di dare, chi ha delle posizioni in portafoglio, di non continuare a accumulare mediante il prezzo, è spesso una strategia velleitaria, ma attendere gli sviluppi in stand by in attesa che magari qualche step in avanti venga fatto. Io le voglio chiedere invece di Stellantis, perché abbiamo visto ieri sera i dati in Italia per quanto riguarda le immatricolazioni, un dato di fatto ancora in calo, però è un segnale di timida ripresa, perché di fatto se nel mese di aprile le immatricolazioni, se ci concentriamo su Stellantis, avevano segnato un calo del 41%, bene, nel mese di maggio un calo del 15%, dunque si riduce significativamente. Intanto il titolo Stellantis in questo momento segna un rialzo dello 0,44%, e oltre a chiederle come posizionare Stellantis, se le voglio far commentare anche qui alcune parole, in questo caso del CEO di Ford, Jim Farley, che di fatto prevede una scossa nel mondo automotive, una scossa spinta di fatto dagli ingenti investimenti che la transizione verso l'elettrico richiede, e con questa scossa di fatto, secondo il CEO di Ford, potrebbero vincere le aziende cinesi, tutto questo potrebbe favorire appunto i gruppi cinesi. Ecco, le chiedo sia Stellantis che momento è per il titolo, e poi se vede questa prospettiva, se il mercato vede di fatto un favore per quanto riguarda le aziende cinesi e una nuova stagione di consolidamento, che però verosimilmente, insomma, probabilmente Stellantis ha già dato, o meglio Fiat, sì, e PSA. Assolutamente, sì, no, è stata una buona operazione, perché spesso anticipare il deal colpeggio secondo me è stata un'ottima mossa strategica. Detto ciò, parliamoci francamente, i numeri sono meno brutti di quanto erano previsti, però se si contestualizzano effettivamente è veramente una crisi senza precedente quella delle immatricolazioni, soprattutto si vede nel mese scorso, nel mese di aprile, dei numeri veramente brutti. Il mercato però sconti in anticipo, e quindi evidentemente insomma già aveva scontato in verità nella giornata ieri, se fa caso ieri Stellantis è stato il titolo migliore e si è riportato su dei massimi al 5 del 5 aprile. Rispetto invece alle parole da commentare, è verissimo, chi ci aspetta una totale rivoluzione nel settore auto, direi, tornando alla domanda di prima su Telecom, uguale alla rivoluzione che c'è stata in quel settore. Lei magari è troppo giovane, Elisa, ma non si ricorda che c'erano i gettoni, quando ero ragazzo. Io ricordo De Lorenzo, come no. E se ci pensa, dai gettoni ai smartphone sono passati un po' di anni, però è stato tutto velocissimo, no? E quindi è uguale, secondo me sarà uguale nel settore dell'auto, cioè passeremo da una transizione rapidissima che andrà in tre direzioni, chiaramente propulsioni green, guida assistita e poi diciamo la parte finale con una guida assolutamente autonoma, che sarà diciamo lo sviluppo finale. Quindi fra magari ci rivedremo nelle interviste fra 10 anni e vedremo il mondo delle auto totalmente diverso, magari galleggiare nell'aria e quant'altro. Detto ciò, a parte gli scherzi, il tema è che siamo di fronte, come dicevo, a una ristrutturazione totale, e quindi adesso ci si posiziona per affrontarla nel migliore dei modi. Come dicevo, secondo me Stellantis ha fatto le mosse giuste, era in verità un po' indietro sul discorso dell'ibrido e quant'altro, adesso sta recuperando anche con l'accordo con Amazon e quant'altro, quindi adesso diciamo si mettono le basi per i prossimi 5 anni. Non escludo altre operazioni straordinarie, perché come sai il settore auto ha il problema di quanto costa ingegnerizzare ex novo dei veicoli, quindi farlo in sinergia con altre case certamente comporta dei vantaggi. Quindi settore interessante nel tempo, ci sarà una selezione, chi sta facendo meglio oggi ne beneficerà fra un po' di anni. È difficile investire però, De Lorenzo, in questo settore, un po' come il settore del petrolio e dell'energia,
C'è una grande trasformazione in atto che in qualche modo limita la propensione all'investimento, ma è un settore che ha bisogno di grandissimi e fortissimi investimenti per poter cambiare. Inoltre ci si mette, anche se posso sollecitarle questa riflessione, anche il fatto che sono investimenti di lungo termine anche da parte dei consumatori. Insomma, acquistare un'auto determina, in questo momento prevede una consumer confidence che sostanzialmente tra Covid, pandemia, guerra, rischio di rallentamento va sempre più limitandosi, e così, cioè, si affronta anche questo tema? Sì, se ci pensa, i dati delle immatricolazioni sono esattamente figli di quello che diceva. Tra l'altro c'è anche un problema legato alle produzioni. Come sa, c'è stato un problema nell'approvvigionamento soprattutto di chip di fascia bassa, cioè dei chip economici che hanno un po' fermato le catene di diverse case produttrici. Quindi è un tema molto caldo. L'acquisto dell'auto è chiaramente uno step che si fa quando ci si è in condizioni economiche, ma direi anche emotive rispetto a un futuro migliore. Adesso siamo tutti un po' spaventati, no, da questo nuovo contesto economico che stiamo affrontando, soprattutto il tema dell'inflazione, se ci pensa, come dire, colpisce in maniera orizzontale e forse più le fasce deboli, e quindi siamo tutti un po' spaventati. Concludo dicendo che quando andiamo dal benzinaio oggi, insomma, troviamo il pieno che di nuovo è particolarmente esoso da fare, quindi il cerchio è chiuso. È un settore difficile, secondo me adeguato a chi ha una certa lungimiranza, e secondo me da affrontare anche attraverso degli investimenti periodici, quindi non tutto è subito, acquistare tutte le quote subito, ma spalmarne nel tempo con una sorta di acquisti a rate, no? Si compra magari ogni 3 mesi un pezzetto con l'idea che fra 4-5 anni si potrà beneficiare anche di questa volatilità che tipicamente si affronta con questa sorta di piano di accumulo. Chiaramente però bisogna avere la capacità di individuare i temi più interessanti o andare su un ETF sui veicoli. Di Lorenzo, grazie per essere stato con noi. Pietro Di Lorenzo, SS Trader, la ringraziamo e ovviamente grazie. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, grazie. Di Lorenzo. Ora,